Allora, questo è un vizio irreversibile. Guardate, se noi non tagliamo questo nodo gordiano, questo si chiama, questo vizio tutto italico, è il ministerialismo, il fatto di dover necessariamente pensare che la propria sopravvivenza politica sia legata al mantenimento di una poltroncina, che sia quella di consigliere comunale di Roma, che sia quella di deputato. Ecco, questa linea politica assurda, scellerata, non viene seguita dalle uniche poche sinistre decenti che esistono in Europa. Anzi, al contrario, la storia del compagno Mélenchon in Francia ci dimostra che egli è riuscito a costruire un nuovo movimento egemone, forte nella sinistra francese, nella società. Io l'ho visto a Parigi, ripeto, nei giorni delle battaglie contro la loi di travail. I francesi sono molto diversi da noi. Se ai francesi gli togli anche un bonus bebè, lo stato sociale francese è generosissimo, riescono a vivere le coppie anche con 4-5 figli, lavora una sola famiglia monoreddito eppure riescono a vivere bene, hanno una sanità che funziona. Se ai francesi tu provi a togliergli un 10% di quello che hanno tolto a noi italiani in questi ultimi 20 anni, dove ci hanno massacrato, ci hanno ridotto in mutande, i francesi non sono così stupidi, scendono in piazza e non badano a nulla, anche i gilet gialli. Il poltronismo è legato anche a una passività, diciamocelo, una passività del popolo italiano. Il popolo italiano non concepisce che una lotta si può fare a prescindere dalla possibilità di dialogare. No, il popolo italiano fa una lotta solo se c'è uno con la poltrona, magari di minoranza, che ti sta a sentire. Ma questo è un errore decisivo, compagno Filippo, perché la storia anche del superarsi. Questo pezzo di sinistra tedesca, mi avvio rapidamente alla conclusione, anche questo pezzo di sinistra tedesca, Oscar Lafontaine, Sara Wagner, danno una lettura lucidissima dei processi di globalizzazione neoliberista e si sono assunti la responsabilità nel loro contesto tedesco, che è un po' diverso dal nostro perché l'economia tedesca, come ben sappiamo, tira molto di più dell'economia italiana. Eppure Sara Wagner e Oscar Lafontaine, che oggi stanno dando vita, non so, forse il compagno Pochetto è più informato di me su questo, ad un nuovo autonomo movimento politico che si sta sganciando anche dalla Linke, proprio per differenziarsi laddove vi sono delle sinistre troppo colluse col capitalismo finanziario e con le forze globaliste. Dirigenti politici saggi in Europa fanno il contrario di quello che hanno fatto Stefano Fassina e Franco Bartolomei in Italia, cioè si sono sganciati definitivamente per essere riconoscibili dagli elettori, perché se tu non ti sganci da D'Alema in Italia, Stefano Fassina politicamente non si è mai sganciato, culturalmente, mentalmente purtroppo, ne rimani succube sul piano politico-culturale e la gente non ti ascolta più neanche, non riesce a raccogliere consensi e il popolo lavoratore vota Salvini. Noi siamo stati incapaci fino ad oggi, ovviamente non ne abbiamo la forza, non possiamo autoflagellarci più di tanto. Ci abbiamo provato 2 anni e mezzo fa a creare una sinistra patriottica, Ugo Boghetta ricorderà l'esperienza, ma anche Fiorenzo Fraioli che è qui presente ricorderanno l'esperienza della CLN. Io mi sono battuto fortissimamente perché alle elezioni del 4 marzo del 2018, dello scorso anno, fosse presente sulla scheda elettorale questo barlume di lista di sinistra patriottica. Non ce l'abbiamo fatta, questa lista ha subito delle interferenze da parte di forze sistemiche, perché questa è la verità. Quando tu vuoi creare qualche soggetto che va a sparigliare le carte, che va a rompere questo bipolarismo coatto, destre populiste, liberiste da una parte, sinistre globaliste, incontri ovviamente, oggettivamente, delle interferenze sistemiche che ti impediscono, perché questa è l'essenza della politica, compagni. Bisogna essere, se vogliamo lavorare per un progetto politico che si differenzia dal bipolarismo coatto in cui ci vogliono chiudere, in questa gabbia in cui io devo essere costretto soltanto a simpatizzare per Salvini o a demonizzarlo, no, io non ci sto a questo gioco. Io ho la mia visione, noi socialisti patriottici abbiamo la nostra visione, quindi stop all'immigrazione clandestina, sì, però io poi devo far valere il mio spirito internazionalista, di solidarietà internazionalista con i popoli africani. Stop all'austerità, questo lo pensa anche Salvini, lo dice, e i suoi elettori, soprattutto quello del nord produttivo, glielo hanno riconosciuto. Però non ci può bastare, noi siamo anche antiliberisti, noi vogliamo ripristinare un ruolo dirigista dello Stato, noi rivendichiamo
il ripristino di un ruolo dello Stato come soggetto regolatore degli investimenti e delle politiche industriali, quello che si faceva 30 anni fa quando noi socialisti eravamo al governo. Questo facevano i governi a guida socialista, guidavano un processo di non soltanto di politica industriale, ma attraverso il controllo delle partecipazioni statali, che qui in Italia sono state demonizzate a torto, in altri paesi non a caso non sono state demonizzate, perché guardate il governo francese, il governo tedesco, come se non c'era un ruolo dirigista. Le partecipazioni statali riuscivano a garantire all'Italia per 40 anni il ruolo di potenza industriale, eravamo la quarta o quinta potenza industriale al mondo, ma non soltanto, c'era un tenore di vita, c'era uno standard di diritti dei lavoratori che oggi i nostri ragazzi che lavorano nei call center si possono soltanto sognare. Quindi, compagni, dobbiamo avere coraggio, perché la nostra posizione politica è di nicchia, oggi non può immediatamente incontrare le masse, non possiamo illuderci di essere noi stessi da soli in grado di rappresentare questi bisogni collettivi, che pure sono forti e potrebbero risultare egemoni nella società. Cerchiamo però di evitare le compagnie sbagliate. Quella di potere al popolo è una cattiva compagnia che ci porta sulla cattiva strada, perché l'estremismo, il velleitarismo dei centri sociali e anche di certi ambienti parabrigatisti, non mi vergogno, non ho paura di dirlo, che hanno dato vita a quell'area politica dell'estrema sinistra italiana, sono di fatto funzionali al grande capitale finanziario globalista, e ve lo dimostro con una frase. Io ho compreso che non ci potevo stare in potere al popolo quando il suo portavoce in campagna elettorale, Viola Garofalo, un anno e mezzo fa, si permise di dire: la sovranità nazionale, che cos'è? What's this, direbbero gli inglesi. Noi non ci interessa. Noi restiamo internazionalisti, la sovranità nazionale è un concetto di destra. Ecco, a me basta soltanto questa frase demenziale per avere la dimostrazione scientifica che noi con la sinistra filo globalista e filo sorosiana dei centri sociali non ci azzecchiamo niente proprio, non è il nostro mondo, non ci possiamo stare, e non possiamo accettare che un coordinatore politico, soltanto per un suo calcolo personale elettoralistico, opportunistico, ci porti allo sbaraglio, perché noi abbiamo un ruolo, abbiamo un incarico più importante a cui assolvere. Noi dobbiamo andare incontro ai bisogni, agli interessi dei lavoratori, delle classi emergenti, dei giovani, dei precari, dei disoccupati, che non chiedono più centri sociali, più cannabis e porti aperti a tutti, porti aperti all'immigrazione clandestina. No, i nostri lavoratori, i nostri giovani, i nostri disoccupati chiedono più Stato sociale, più diritti, sostegno alle famiglie, sostegno alle condizioni reddituali delle nostre famiglie. Quindi cerchiamo di serrare i ranghi. Abbiamo posto con la presentazione di questa nostra mozione congressuale, anche se prenderemo il 10%, il 15%, il 5%, non importa. Noi non facciamo delle battaglie personalistiche, facciamo una battaglia politica. Vi ho spiegato prima come provare a riuscire a trasformare anche il Risorgimento Socialista in un piccolo partito che realmente funzioni, con le strutture, con la discussione delle emozioni, con l'elezione degli organismi. Già è un miracolo, perché oggigiorno ha preso il sopravvento questo modello totalitario inaugurato dal Movimento 5 Stelle, ma che anche il potere al popolo stava assumendo, perché il potere al popolo, gli organismi vengono decisi in una piattaforma informatica che non può dare garanzie a tutti. La piattaforma informatica è uno strumento diabolico, e lo sanno tutti i compagni di Risorgimento Socialista, come Gianni De Angelis, come Filippo Russo, che con un clic vengono cancellati. E oggi si può, mentre in passato c'erano le sezioni, si faceva anche a cazzotti per conquistare l'egemonia politica in un partito, oggi ci sono questi strumenti occulti, totalitari, in cui basta un clic per cancellare il pluralismo politico. Noi ci opponiamo a questa deriva totalitaria, siamo nostalgici, effettivamente. Io non ho vergogna di dire che sono nostalgico dei processi di partecipazione popolare diretta, sono più favorevole ai contatti personali, fisici, piuttosto che alla virtualità. Questi strumenti diabolici, social network, sono stati inventati proprio per realizzare un modello
totalizzante di controllo politico. Noi ci sottraiamo a questo modello, cerchiamo di organizzarci e sono convinto che a lungo andare, nel medio periodo, se sapremo cogliere le opportunità, accanto a Rinascita di Ugo Boghetta, accanto ad altre piccole formazioni come il Fronte Sovranista Italiano, Riscossa Italia, non so, gli amici di Senso Comune anche come la pensano sul punto, potremo realizzare quello che secondo me deve essere il nostro obiettivo politico, un terzo polo del patriottismo costituzionale. Anche i compagni del socialismo del XXI secolo possono certamente starci, prendendo gli esempi positivi di quelle forze del socialismo europeo che hanno saputo rivitalizzarsi prendendo le distanze in modo definitivo, quello che non ha fatto purtroppo Stefano Farsina in Italia, prendendo le distanze in modo definitivo dalle forze sistemiche del globalismo filo-eurocratico e filo-tecnocratico. Anche dal Portogallo e dalla Spagna recentemente vengono degli esempi molto positivi. Il governo del Portogallo, per esempio, è un governo che, a differenza di Tsipras, non ha tradito il popolo portoghese. I lavoratori, i giovani portoghesi, danno sostegno a questo governo dove ci sono i socialisti e i comunisti portoghesi, perché è un governo i cui partiti che vi hanno dato vita sanno ben distinguere tra globalismo e internazionalismo e hanno elaborato una saggia piattaforma basata sull'antiliberismo e sulla contestazione radicale dei trattati europei. Quindi vi ringrazio tutti quanti, cerchiamo di avere coraggio e di andare avanti, che i risultati arriveranno. Se in sala c'è qualche compagno che vuole intervenire, lo può fare tranquillamente. Io adesso invece faccio parlare la compagna, unica nostra compagna Deborah, che ci porterà un suo saluto e ci racconterà anche del suo lavoro con il gruppo Rinascita su Roma. Allora, sì, buongiorno a tutti, io sono Deborah Barletta. Come tutti mi conoscono, sono stata iscritta al PSI prima e poi entrata nel risorgimento socialista. Ovviamente condivido tutto quello che è stato detto fino adesso con il risorgimento socialista, altrimenti non starei qui, insomma. E quello che personalmente ho accusato come grave, gravissimo fatto che accade tuttora al risorgimento socialista, questa leadership di Franco super seguita, ma dove di fatto non è servita alla struttura di risorgimento socialista, quindi non lo serve tuttora. Pertanto rivendico quello che dovrebbe essere un partito socialista, cioè con dei propri organismi e un proprio lavoro all'interno, quello che a tutt'oggi non c'è. Quindi la mozione l'ho firmata per questo motivo e ovviamente continuo con questo percorso. In Rinascita invece ci siamo sentiti con diversi compagni. Stiamo elaborando un gruppo di lavoro centrato sul discorso Roma. Io sono tutt'oggi attivista di un comitato di quartiere, mi sono candidata a diverse elezioni amministrative su Roma, ho respirato insomma tutto quello che è la macchina amministrativa della capitale, che si collega effettivamente anche al discorso tuo, la centralità dello Stato, cioè far sentire al cittadino lo Stato vicino. Okay? E quando ci sei proprio in mezzo alla comunicazione, sia interna che esterna, perché poi un grande gioco alla comunicazione in questi ambiti, ovviamente sai dove ci sono le falle, dove ci sono proprio delle mancanze, dei buchi che mancano di regole. Ok? Stiamo elaborando dei pensieri per Roma,
non si sa quando e come cadrà questa amministrazione romana, se cadrà, perché non si sa. Ovviamente il decreto Salva Roma oggi ha dato un po' di respiro, diciamo, ai cittadini romani con il decreto Salva Roma. Però il decreto Salva Roma che cos'è? Nient'altro che quello, il pensiero che noi stiamo elaborando, quello di poter presentare alle prossime amministrative l'idea di una città-stato, come sono tutte le altre città europee. Ok, quindi stiamo buttando giù, ovviamente, tutto in fase di all'inizio proprio, ecco, l'idea di elaborare giù e dare un segnale di discontinuità con tutto quello che è oggi l'amministrazione romana. Voi sapete perfettamente, fino al 92 Roma era amministrata in modo verticale, c'era il sindaco e poi piramidale, scusate, c'era il sindaco e poi tutti gli altri soggetti, assessori, dipartimenti, eccetera, e veniva, dove si spostava il sindaco, andava a intervenire nei vari comparti dell'amministrazione. Dal 92, con la riforma che c'è stata sul disegno dei Bettini, Roma non è più così. Roma ha Roma Capitale, che è un'altra cosa, ha degli organismi dislocati in modo diverso, una, diciamo, un'amministrazione orizzontale dove all'interno di questi meccanismi comunque le falle ci sono e c'è stato anche spazio per tutte le organizzazioni occulte, ok, che ovviamente hanno avuto la loro, come si dice? Il loro peso nell'amministrazione romana, tutt'oggi lo ha. Però oggi abbiamo una Virginia Raggi che va a Milano a dire, a Milano però lo va a dire, che forse presentare Roma una città-stato, capito? A Roma però lo va a dire, dopo che è stata eletta, dopo 2 anni che si è resa conto, anche se poi lei è stata eletta, ma è stata anche nella macchina amministrativa perché era consigliera prima, quindi insomma, vabbè, questo fa parte di un altro discorso di come si è presentato il Movimento 5 Stelle a Roma, ecco. Noi vogliamo farlo questo percorso, ovviamente Roma, sappiate, da subito ha una importanza nazionale, è la capitale d'Italia, quindi vorremmo più persone a lavorare con noi e vorremmo improntare un buon progetto per Roma, da presentare poi alle prossime amministrative. Spero più là possibile, perché il lavoro è tanto quello da fare, eh? Non è poco. E mi auguro, insomma, di avere la più possibile partecipazione di tutti con delle idee, ecco. L'importante è che si delinea quello che è un'amministrazione ovviamente più snella e dei rapporti sicuri, per questo si presenta a Roma come città-stato, non dipendente dalla regione, non dipendente da questo, se non dipendente da quell'altro, in modo che il rapporto, quello che dici tu, cittadino-stato, è molto più vicino, non è proprio distante, cioè non c'è la distanza. Quando si inizierà a fare questo tipo di discorso su Roma, ovviamente ci sarà una presa di coscienza comune che forse qualcosa di prima era sbagliata. E mi auguro, insomma, che possa avere come si dice, una risposta molto più ampia, ecco. Il cammino ovviamente è lungo, il risorgimento socialista ovviamente deve avere la sua struttura, assolutamente. Senza quella
non siamo supportati né noi e né potremmo supportare all'esterno cittadini comuni, assolutamente. Almeno io questo lo sento come bisogno. In tutto questo processo, ovviamente, c'è il socialismo alla base di tutti. Quindi l'attenzione ai lavoratori. A proposito dei lavoratori, io devo dirvi una cosa. 2 anni e mezzo fa, forse di più, no, scusate, di più, 2016, ho avuto l'occasione di conoscere i famosi Rosa City Dash di Potere al Popolo, che sono loro che effettivamente hanno dato vita a Potere al Popolo. Devo dire, come movimento cittadino di studenti universitari, poi non so se erano tutti dei centri sociali o meno, in ogni modo questi ragazzi si sono fatti tutta l'Italia da soli, andando a visitare e a parlare con tutti i lavoratori che erano nelle aziende in crisi, quindi con noi in Alma Viva, con quelli di Alitalia, con quelli di Sky, con tutti hanno parlato, veramente con tutti. Questo, io per questo ho aderito all'idea, e mi sono pure candidata, no? Con Potere al Popolo, perché alla base c'era questo movimento qui che, devo dire, io l'ho condiviso, perché oggi come oggi chi è che va a parlare nei posti di lavoro, ragazzi? Con chi sciopera sotto l'azienda? Sapete quanti ce ne stanno? Nessuno, solo loro l'hanno fatto, su Roma almeno l'hanno fatto, anzi l'hanno fatto a Taranto, l'hanno fatto a Milano, hanno girato tutta l'Italia sti ragazzi. Io devo dire tanto di cappello, perché hanno saputo unire parte di tutta la classe operaia e di lavoratori in questo contesto. Perciò ho aderito a Potere al Popolo, anche se poi proveniva da un altro tipo di scelta, quella di Franco. Poi ovviamente ho capito com'era la situazione del risorgimento socialista e ovviamente ho criticato a più non posso. Vabbè, finita questa parentesi, io mi auguro che per Roma possiamo avere molta partecipazione, soprattutto di competenze, perché poi quelle non ce le dobbiamo dimenticare, eh? Le competenze sono alla base di un grande progetto, altrimenti faremo la lista solita civica, sì o no, di risorgimento, non lo so, di rinascita, non lo so, però se ci saranno le competenze si potrà fare molto. Se non ci sono, si potrà fare ben poco. Ok, io sono speranzosa per questo tipo di lavoro che mi incammino a fare, ovviamente macino, e poi butterò giù quello che è un mini progetto. Ovviamente tutti quanti di noi spero parteciperanno. Ok? Grazie. Pastore. Buona giornata. E ringrazio i compagni di Risorgimento Socialista. Noi apparteniamo a una cosa ormai antica, la componente, abbiamo compreso poi i nostri errori, la componente del martignana, io ero il delfino di Fiandrotti nel suo senso. Questa è la riedizione del libro che scrivemmo all'indomani del 92 con la prefazione di Francesco De Martino, il compagno De Martino, e che si chiama Colpa all'italiana. Noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, io come giovane socialista, membro della direzione nazionale del partito e dell'esecutivo nazionale del partito in quota
insieme a Michele Zwierkowski, insieme a Poggio. E gli errori non li fa solo chi non fa nulla, no? Cioè, nel senso che tutti noi che facciamo, ringrazio il compagno Giulio con cui sono in contatto. Io mi ricordo ci fu una riunione qui in via del Corso, micidiale, il giorno dopo lo scoppio di Tangentopoli, in cui tutti si strappavano le vesti, compreso noi, in cui Cicchito gridava lo scandalo, Fentini gridava lo scandalo, noi gridavamo lo scandalo. Alla fine abbiamo fatto come ha fatto i generali di Alessandro Magno. E quindi la responsabilità è personale, non solo penale, ma anche politica. Siamo tutti responsabili della disgregazione del partito e siamo tutti responsabili di aver vissuto un'ingiustizia senza ribellarci, come avremmo dovuto fare. E quindi anche se subisci un'ingiustizia e non reagisci, poi hai torto, perché chi è assente in politica ha sempre torto. Noi siamo assenti e abbiamo torto, al di là del fatto che abbiamo ragione o meno, abbiamo torto perché non ci siamo. In politica conti se ci sei, nelle istituzioni, se non ci sei non conti tu, fritto. Noi siamo nel 92 abbiamo scritto, pubblicato agli atti, alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo libro che tutti i deputati dell'ora hanno, e D'Alema, io ero presente in Parlamento, ci disse: siete caduti nella polvere, non vi rialzerete mai più. Quindi, cari compagni socialisti, se volete, noi non abbiamo esperienza di governo, entrate, sottomessi, fate quello che diciamo noi e noi vi diamo gli incarichi di governo. Alcuni generali decisero di farlo, alcuni decisero di fondare Forza Italia, come ha fatto Fabrizio, il delfino del prima ancora Gianni, la buonanima, che riposa in pace, del capo della sinistra socialista, che era Riccardo Lombardi, che disse: il vizio dei socialisti da buon azionista è quello di seminare nei campi altrui e non seminare nel proprio campo. È quello che abbiamo fatto un po' tutti, no? Però la responsabilità non c'è, perché bisognava sopravvivere, no? Dobbiamo sopravvivere, deinde filosofare. Quindi quando uno subisce quello che ha subito, la scopola è dura, riprendersi non è facile. Quindi io comprendo tutti i compagni e le scelte che hanno fatto i compagni, però abbiamo pagato, basta, no? Basta. Cioè, cerchiamo di fare un discorso unitario. Io ovunque cerco di parlare con i compagni, noi abbiamo preso le redini pur provenendo dalla sinistra socialista. Abbiamo scritto del reddito di cittadinanza, scritto qua, e agli atti dal 92. Noi abbiamo scritto del reddito di cittadinanza. De Martino, Fiandrotti, Gianni, io, eccetera. Abbiamo scritto della pensione di cittadinanza, e agli atti, qua. Abbiamo scritto del salario minimo garantito, e qua. Questo è il patrimonio di tutti. Noi lo mettiamo al servizio di tutti i compagni, non è mio, anche se io sono l'unico sopravvissuto che può vantare diritti legali da giurista, potrei anche farlo, visto che come massimo pastore esperienza dal punto di vista giuridico ne ho, soprattutto a Genova, punto. Quindi, paura a me, nessuno mi fa paura, questo sia chiaro, tantomeno lo Stato. Con cui ho combattuto e ho vinto. Questo perché? Che c'entra questo discorso qua, quello che ho appena detto? C'entra perché noi compagni socialisti dobbiamo rialzare la testa. Ce l'hanno tagliata la testa, va bene? Però sta testa in qualche modo dobbiamo rialzarla. Come facciamo a rialzarla la testa?
ci deve essere una visione matteottiana. Matteottiana. Ve lo ricordate il PSU? Ve lo ricordate il PSU di Matteotti e di Turati? No? Allora. Il PSI è stato disgregato e disintegrato. L'analisi del compagno Angiuli io la condivido, come condivido l'analisi di tutti i compagni. Io sento tutti i compagni ovunque, sono d'accordo con tutto quello che dicono i compagni e non riesco a capire perché continuiamo a farci la guerra. Proprio non riesco a comprenderlo questo, cioè va al di là della mia razza. Cioè il fatto di avere tutte queste formazioni socialiste è un valore aggiunto, è una positività, vuol dire che noi non siamo morti, noi siamo vivi e leggi, ma sono le correnti di un partito che deve diventare, a tornare e a essere di nuovo unitario. Sono correnti interne di un solco storico del socialismo italiano. Noi apparteniamo al socialismo italiano. I socialismi sono differenti in ogni parte d'Europa rispetto a quello che è la storia di quel determinato paese. In Inghilterra è la storia del sindacato, in Francia è la storia della rivoluzione, Liberté, Égalité, Fraternité. Io sono un pruteniano, quindi un anarcosocialista, un rosselliano, un antimarxista, Carlo Rosselli, un antimarxista, ma io dialogo con tutti i socialisti, marxisti, non marxisti, ma che vuol dire? Ma siamo tutti fratelli, prima che essere compagni, noi abbiamo per tutto il nostro concetto di fratellanza, noi siamo prima di tutto fratelli, poi siamo compagni, dopo. E solo i socialisti si chiamano compagni da sempre, noi i comunisti sicuramente, che compagni non sono, è chiaro, che compagni non sono, provengono da un concetto rivoluzionario del 19, ma aveva ragione Turati, aveva ragione Turati, ma prima di Turati aveva ragione la cara compagna Curci, che era poi amante, ma questo non significa niente. Aveva ragione la Curci, sì o no? Sì. Socialismo o barbare, da una rivista francese, prudoniana. Allora, chi ha ragione, chi ha torto, che ce ne... scusate, io parlo come mangio, che ce ne fotte? Cerchiamo di fare un ragionamento, ovviamente voi avete la vostra sede congressuale e io vi auguro, mi rendo disponibile dall'esterno a poter dare un mio apporto per quello che può valere, da militante attivista socialista, per quello che può valere, nulla. Lo do a tutti i compagni, sono venuto con i compagni di socialismo del XXI secolo, mi sono incazzato, ho tirato un pugno al tavolo e lo metto in su. Sono andato dai compagni del PSI, mi sono incazzato. Allora, il ragionamento deve essere un ragionamento unitario, se no qua non se ne esce. Non se ne esce. È inutile che noi continuiamo a fare dei ragionamenti sui massimi sistemi e abbiamo ragione e ci troviamo d'accordo su tutto, poi fuori da qua non contiamo un cazzo. Chiaro? Non contiamo un beato, una beata mazza. Vogliamo tornare a dare un contributo al paese? Vogliamo tornare a dare un contributo al paese politico? Vogliamo tornare a esistere? Dobbiamo unirci. Dobbiamo unirci in una visione matteottiana e turatiana. Dobbiamo tornare a avere l'autonomia, come diceva il compagno Nenni, il furbacchione repubblicano. È chiaro, dobbiamo tornare ad avere la visione del prefetto Lombardi, dobbiamo seminare nel nostro campo il rispetto che ci deve essere tra di noi, deve essere un rispetto di fraternità, di libertà e di uguaglianza, come i primi socialisti. Dobbiamo unirci,
le componenti diverse del socialismo si uniscano in un unico soggetto politico unitario, Partito Socialista Unitario. Questo è. Poi ci facciamo una guerra in famiglia, ce ne siamo sempre fatte. Io e Fiandrotti giravamo per le sezioni, ci massacravamo, come diceva il compagno Angiuni, prendevi i voti sull'emozione. Ma ragazzi, vogliamo fare un ragionamento unitario? Per favore. Grazie. Sì. Allora, farò un'introduzione. C'è un altro intervento. E poi. Ok, invece lui poi introduco io il progetto. Va bene. Allora. Fraioli. Sono altri che hanno chiesto di parlare, vero? Ma tanto io sono breve di carattere. Allora, io non faccio parte di Risorgimento Italiano, conosco molto bene Giuseppe Angiuli, per questo sono qui. Giuseppe mi ha più volte invitato ad aprire il Risorgimento Italiano, non l'ho mai fatto, non l'ho mai voluto fare. Perché socialista, scusate. Ma posso parlare? No, io ho un pocione da insegnante, se sente molto bene. Non ho mai voluto aderire alle richieste del compagno Angiuli, innanzitutto perché le posizioni patriottiche e di risorgimento socialista sono minoritarie, e aggiungo anche perché in questa piccola componente non le vedo espresse con la nettezza che io mi auguro e che potrebbe soddisfarmi. Quindi per questa ragione rimango esterno, ma seguo con interesse diciamo il vostro percorso. Però Fiorenzo, perdonami, le battaglie si fanno perché una minoranza possa aspirare a diventare una maggioranza, altrimenti non si combatte mai. Voi siete una minoranza in una minoranza, cioè dai. Sì, ma da qualche parte dobbiamo anche iniziare, altrimenti rimaniamo nell'individualismo. Ma io devo rinunciare alla mia grande libertà per andare a fare una battaglia di minoranza dentro una minoranza. Francamente non la ritengo la scelta più intelligente. Ma tutti i patrioti sono partiti da una minoranza. Perché è diverso, perché stai in questo percorso da tempo, io ci dovrei entrare, quindi valuto di agire diversamente. Sempre Angiuli ha accennato a un certo punto alla possibilità che si possa tornare presto al voto. Io personalmente non credo che questo avverrà, però potrebbe anche accadere. Potrebbe anche accadere. Potrebbe anche accadere. E ha ricordato una vicenda alla quale ho partecipato anch'io, quella della CLN, e ha ricordato anche che quell'iniziativa è fallita perché ci sono state delle pesanti interferenze esterne. Interferenze esterne che in parte sono sorte da sole, perché le persone hanno teste diverse, visioni diverse, ma soprattutto io credo che siano state proprio pilotate dall'esterno. Bene? Dove hanno trovato il varco queste interferenze esterne? Non soltanto giocando sull'ingresso di alcuni personaggi che poi hanno cominciato a inserire elementi diciamo di conflitto e di discussione e di rottura, ma anche perché la CLN a un certo punto non ha alzato una barriera di posizioni nette. Se si vogliono raggruppare tanti gruppi, tante sensibilità e andare alle elezioni, due cose servono ovviamente: l'unità e servono posizioni nette, perché è un piccolo gruppo che si presenta per la prima volta e deve essere molto riconoscibile, con posizioni estremamente nette. Queste posizioni nette rendono più difficile anche le operazioni di infiltrazione. Se si comincia a parlare di moneta fiscale, di moneta parallela, di soluzioni di questo tipo o di quest'altro tipo, dimenticando che il problema è la riconquista della sovranità popolare, che implica la sovranità nazionale, perché non sono alla pari. La sovranità nazionale può esistere senza che esista la sovranità popolare. Se c'è la sovranità popolare, necessariamente c'è la sovranità nazionale. Beh, questa è la prima battaglia che va fatta, non va assolutamente annacquata in nessun modo. Quindi si deve dire che dall'euro si esce, dall'Unione Europea si esce e dalla NATO si esce non appena la forza militare e il contesto internazionale ce lo permette. Perché è ovvio che uscire dalla NATO è lievemente più problematico che non uscire dall'Unione Europea.
Perché succedono queste cose? Perché ci sono dei personaggi che si prestano a queste operazioni di infiltrazione? Perché la politica funziona anche così, e lo sappiamo, ormai siamo adulti, abbiamo molti di noi i capelli bianchi. E guardate che non è soltanto per la seduzione della poltrona, ma io temo, e credo che voi lo capiate quello che sto per dire, che ci sono delle persone che di mestiere fanno questo, che vengono mandati apposta a fare questo, che fanno un'intera carriera politica basata su questi servizi che offrono. Absit ignoria verbis. Ecco, è stato citato qualcuno poco tempo fa. Avete capito di chi sto parlando? Che si dice che è timido, che quando arriva il momento si tira sempre indietro. Ma perché la Cina non c'era nel CLN di cui sta parlando? Vabbè, però non era nella CLN, ma ho fatto un esempio di, ho fatto un esempio, no? Cioè, di quindi, persone, non è, quindi non è. Non lui. Ho detto che c'è. Cioè, voglio dire, siamo passati. Sto parlando di una modalità di fare politica, no? È stato citato poc'anzi. È possibile, probabilmente al 90% è un, come dire, una caratteristica personale di Fassina di dare molta più importanza politica al fatto di stare, di rimanere all'interno di situazioni politiche, e secondo me sbaglia, ma c'è anche la residua possibilità che lui, e se non lui, altri invece, da tempo, operano diciamo, in politica esattamente con questo scopo. Lo hanno sempre fatto tutti, lo faceva anche Stalin per esempio, no? Se mandavano, si facevano eleggere quelli che servivano per indirizzare la linea politica in una ben determinata direzione, oppure per far saltare degli accordi. E dobbiamo smetterla di essere bambini, perché la politica è anche questo. Le prossime forse imminenti elezioni politiche, spero che si voti fra 3-4 anni, perché altrimenti fra un anno siamo assolutamente impreparati. Si tratta di mettere insieme delle sigle, evidentemente, su posizioni a mio parere che devono essere nette. Bisogna stare attenti, perché dobbiamo, spero che abbiamo appreso quanto è difficile costruire un'operazione come quella della CLN, purtroppo abortita. Servirà un contenitore neutro, perché io spero che nessuno si metta in testa di offrire al suo contenitore come egemone. Sto parlando troppo? No, spero che nessuno si... È stato citato l'FSI, non sto dicendo che la creatura che ha creato l'FSI debba essere quella utilizzata, però l'FSI che cosa ha fatto? Ha costruito una sigla che si chiama Riconquistare l'Italia, e la sta utilizzando nei luoghi dove si presenta, perché se si presentasse come FSI troverebbe meno alleati. Si presentano invece come Riconquistare l'Italia, e quindi è un'apertura, possono aprire avendo dietro l'FSI che controlla il tutto. Non dico che dobbiamo usare assolutamente, non credo proprio che si possa fare questo regalo al fronte sovranista italiano, ma credo che la prospettiva debba essere questa: cominciare a preparare un contenitore neutro che deve essere il fronte, cioè la bandiera, il manifesto con cui ci si presenterà alle prossime elezioni politiche, che spero ci siano fra 4 anni. Grazie. Allora, brevemente Natalini e poi Guglielmo e Andrea. Grazie. Natalini anche perché ci fai un'ora di casa, no? Poi non ci ospita più. Sono stato stimolato dall'ultimo intervento, sono sincero, perché mi ha lasciato un po' perplesso, e anche se da esterno mi sento, se so che non è di risorgimento del fuoco, ma funziona. Sì, invece, veramente sono d'accordo sulla desiderio che ha espresso il compagno Angiuli, perché era da tempo che non seguivo il risorgimento socialista, se non da Facebook, che ahimè, devo dire che è drammatico, dalle elocuzioni di Bartolomei dei massimi sistemi, che lo segue Pastore, non, un altro compagno, avvocato, bravissima persona, ma lui sta fuori dal mondo.
piede sulla luna, insomma. E quindi devo riconoscere che probabilmente tanti compagni non hanno perso il senso dell'orientamento, quindi c'è ancora vivo e vegeto, diciamo, nell'animo, diciamo, il pensiero di l'idealità socialista. E compagno prima l'ho sentito, ma pure lui penso che viva nel mondo della luna, perché dire che andare fuori dall'Europa sarebbe veramente, cioè, non siamo né la Germania né la Francia, e siamo forse qualcuno dimentica, noi siamo un paese di trasformazione, perché insegna Mattei, insegna Craxi, cioè, che no, non è sul Tangentopoli che noi siamo caduti. E tra l'altro posso assicurare che tanti compagni non si sono mai rassegnati a non essere socialisti o abbandonare. Scusa, Giuseppe, hai capito perché non sono entrato? Sì. Ecco la conferma. Ma nella nostra tradizione questo è la dialettica, fa parte, ci tiene. Ti ringrazio, guarda. Noi non abbiamo. Guarda che mi fa onore, sai. Va bene. Non c'è l'unanimismo nella cultura dei socialisti. Dei socialisti, 10 persone sono 10 idee pensanti, cioè cervelli pensanti, insomma, quindi mi vuole che non è, fa parte della nostra tradizione, insomma. Il centralismo democratico non fa parte della nostra storia. Stai parlando con uno che è cresciuto e ha dormito sulle sedie di sezioni del Partito Comunista. No, mi scusi, sul processo più importante, già per tutti i 30 o 40 anni, possibile che non ci sia una posizione di sinistra diversa da quella favorevole all'Unione Europea? Questo è il vuoto che c'è a sinistra. Non c'è una lista che dica: noi sulla questione più importante degli ultimi 40 anni siamo di sinistra e siamo per l'uscita. Tutta la sinistra deve essere per rimanere nell'Unione Europea? Questo è il problema. Allora, la lista che io aspico va a riempire questo vuoto. Altrimenti che devo fare? Devo andare con Casa Pound? Scusatemi un attimo, Io sono una persona, un socialista, e gli unici che dicono questa cosa sono Casa Pound. Guarda, da come la stai pensando non sei un socialista. Scusa. Ah no? Certo. Perché se uno sposta in Europa non è socialista. Casomai la trasformi l'Europa, la vuoi cambiare. Ma come? Come? Guarda, se tu leggi su Facebook che il socialismo XXI secolo ha fatto una proposta tematica proprio sul cambiamento dell'Europa, basta a leggere, può darsi io pure. Leggerò, però leggi e ti renderai conto che significa cambiare l'Europa, ma non uscire, che è una cosa, cioè è una cosa impensabile, perché è una cosa che non hai la costituzione tedesca, scusa, è venuto, però scusa, questo l'ha fatto per non sei in grado di sostenere questa decisione. Bene, non facciamo forte risposta, sennò ti genera tutto. Comunque, per ritornare al discorso, cioè, chiaramente nessuno ha più nato e nessuno si è allontanato. Beh, però non le permetto di dire che non sono socialista, perché è quello che la nazione. Mi stai dando ma come cazzo fai a parlare così? Lei non può dire che non può. Ma ancora esiste! Va bene, d'accordo. Ancora esiste! Mi stai dando dell'Emi e parli di socialismo. Ma facciamo fare l'intervento accompagnato lì. Abbi pazienza, no? Poi, cioè, semmai c'è il diritto di essere. Significa che non hai questa cultura di fraternità e di solidarietà comune, o no? Giulio. Comunque ho detto, per ritornare alle solito, mi ha fatto piacere perché tanti compagni ancora non hanno perso il senso dell'orientamento, quindi viva Dio. Il compagno parlava di unità, a me farebbe piacere tanto, perché il risorgimento socialista, forse per chi non lo sa, è nato proprio in questa sede. E quante volte abbiamo detto al compagno Bartolomei: devi prodigarti per l'unità dei socialisti, tanto più che ti chiami risorgimento socialista, cioè risorgere per riunificare i vari spessori. Stavo commentando con un compagno che ho letto un articolo di Del Bue, che è un altro pazzo scatenato, perché si lamenta che non c'è possibilità di ricostituire una componente socialista e dice: noi siamo pochi. E poi c'è un pulviscolo, ci ha detto, un pulviscolo di frustrati che scambiano i desideri con le strategie, cioè noi saremmo i frustrati. Cioè, questo significa che non c'è proprio consapevolezza delle scelte politiche che sono state fatte negli ultimi 20 anni e che hanno portato proprio alla cancellazione del Partito Socialista. Forse non so chi c'era,
ma noi stavamo tanti compagni alla Fiera di Roma quando si è deciso di annullare il Partito Socialista e c'era tutto il gobbo del Partito Comunista in prima fila che si beava, e quindi il gruppo dirigente socialista si è autodistrutto e non ha, oggi si parla di autonomia, si parla no, di riappropriarsi dell'identità socialista, quello che non hanno fatto all'epoca. Vogliamo parlare di Ottaviano Del Turco, sì, vogliamo parlare di Benvenuto, parliamo di Martelli che è scappato e che non si è visto più, adesso fa l'editorialista e l'opinionista. Allora, questo ci fa incazzare, scusami del tema, dico, questo ci fa incazzare. E mai come adesso, questa società che è alla deriva, c'è un vuoto politico, c'è un vuoto che va colmato con una posizione socialista, perché i problemi del sociale non c'è, non li può colmare, li può risolvere solo con un pensiero socialista, tanto più che a livello europeo, a livello internazionale sta montando questa cosa, perché questa posizione neoliberista che ha portato sì all'arricchimento di pochi ma all'impoverimento di tanti, perché si pensava con la globalizzazione c'era un ritorno economico e quindi si potesse, non c'è stato. Quindi c'è un ritorno al socialismo da Corby, Sanders, l'America, che come si dice, noi abbiamo sempre considerato, no, la società tipo, no? C'è quella compagna di origine messicana che è una bellezza, è un piacere ascoltarla e sentirla, ma come si fa? Ma allora chi ha coscienza socialista e chi vuole essere deve assolutamente prodigarsi per l'unità dei socialisti. Io mi auguro che sarà questa piccola posizione, emozione che potrà in qualche modo in primo sembra cercando di influenzare anche gli altri compagni a un ragionamento più obiettivo e lasciar perdere onestamente. Ma io c'ho un compagno che dice potere al popolo, ma che c'entra potere al popolo? Il potere al popolo è altra cosa rispetto al pensiero socialista, è un altro mondo. Ma noi contestiamo la democrazia, il PD, ma noi quanti governi di centro-sinistra abbiamo fatto con la democrazia cristiana? Tanti, abbiamo gestito un benessere dopo gli anni 60, ma non ci siamo mai sognati per un partito con la democrazia cristiana, perché erano solo accordi programmatici. Questi hanno fatto un partito insieme alla democrazia cristiana. Moro. E quello che è dramma, parlano di sinistra, ma può essere un democrazia, Gentiloni può essere di sinistra, ma Franceschini può essere di sinistra, cioè ma di che stiamo a parlare? Ecco perché dico, serve una posizione socialista unita, anche una piccola percentuale che in qualche modo possa influenzare la sinistra, per ricostruire anche la sinistra, perché non possiamo noi avere un consenso maggioritario se non coinvolgiamo anche il PD, che in qualche modo rappresenta un 20%, un 20%. Sicuramente avremo dei scenari diversi tra poco, alle elezioni europee, perché Renzi lo sentite più, no? Ma sta tramando, sta tramando, perché sta aspettando il fallimento del PD, poter fare una composizione di Macron. Ecco perché il PSI parla da Macron a cosa fra due anni, cioè, ma di che stiamo a parlare? Cioè, ma è questa è la posizione, no? Sinistra, io mi sono incacchiato su Facebook, mi sono stancato di chiamarmi di sinistra, io sono un socialista, non sono di sinistra. Bravo. Prima cosa. Bravo. Questo significa, perché sinistra non significa niente, io mi devo caratterizzare, che sono due cose diverse, essere di sinistra e essere socialista. Quindi vi invito, è quello che in qualche modo che i compagni, ecco, si possano prodigare, influenzare anche gli altri a unificare. Cioè, noi ci siamo dati appuntamento all'Atene del 2020 a Genova, ma perché? Per ripercorrere la stessa strada che ha portato Mitterrand in Francia. Tutto questo polviscolo che dice De Bue, no? Che si riunisca, noi pure il PSI, se vuole stare bene, se no pazienza,
è assurdo. Oggi è diventata una componente di tutti i piccoli amministratori, i caciti locali, che in qualche modo cercano di, sono un divari, cercano in qualche modo una posizione, una rendita, sono, cercano di opportunisti a ritrovare una loro collocazione, e fanno le scelte più scelerate, cioè sono dati con i liberal democratici che vanno nell'ordine che storicamente sono stati sempre antisocialisti, cioè come si fa a stare con una componente dal punto di vista elettorale, quello che è proprio antisocialista? Finanziati da Soros, tra l'altro. Finanziati da Soros. Ma è allucinante, quindi ci saranno, non ci saranno, certo sta avvenendo un problema di coscienza, perché si rendono conto che stanno proprio, tra l'altro se vedete in televisione non ho visto uno dei socialisti, stanno solo Ciapolino e Di La Pietola, braccio adesso dei figli, cioè qui stiamo parlando proprio della pazzia più totale di questa gente, pur di rimediare un posticino, cioè, quindi ecco, l'invito è quello di ragionare, figuriamoci, giusto l'identità democratica all'interno di una sisia congressuale, chiaramente, ma ecco, prodigarsi più che altro per unificare tutti i socialisti, perché noi tutti quanti insieme abbiamo tutti la stessa esigenza e dobbiamo arrivare a essere un unico corpo con le proprie differenziazioni. Allora, per essere lì, era Negnani, De Martignani, Lombardiani, Achilli, che addirittura era quello più estremista, cioè, ma convivevano in una, perché tutti avevano un obiettivo unico, il socialismo, che è una cosa diversa. Scusate che sono stato con Corroglio, ma non figurati. E diamoci del tuo compagno, se sei socialista, non che mi dai di lei, no, capito? Le persone che non conosco mi sono. No. Quando sei qua dentro è come se mi hai sempre conosciuto, capito? Se sei qua dentro mi hai sempre conosciuto. Va bene. Allora. Comunque posso un minuto di replica, no? Sì, va bene. Io vi conosco poco, però vedo questo manifesto, c'è scritto Risorgimento Socialista. Area patriottica per la sovranità costituzionale. Vedo una data che è il 1892, che è ben antecedente il 1986 atto unico europeo fondazione dell'Unione Europea. Quindi non vedo per quale motivo si debba dire che se io sono per l'uscita dall'Unione Europea non posso essere socialista. Vabbè, il socialismo esisteva da prima. Certo. Ecco, vabbè. Ascolta, allora. posso dire solo una cosa, mi permettete? Non posso. Compagno, sì. Noi non siamo figli del pensiero unico. Ognuno di noi, come diceva Nenni, ogni socialista è un partito se c'è un giornale vicino. Allora, ognuno di noi esprime la sua idea. Noi sai come facciamo? Facciamo l'emozione. Sull'emozione si prende più voti e ragione te. Però rimani dentro, non si fa come. Non si dovrebbe fare come abbiamo fatto in passato. Per cui tirare stitica, ma per cortesia, tu quando li dicono un compagno, gli devi vedere. Che tra di noi c'è un'altra cosa, ma se mi va